Gabriele l'aveva annunciato stamattina, però ne approfitto ancora visto che lui non c'era. Non solo ha voluto la conferenza a Terni, ma si è anche adoperato per questa sede, si è adoperato per aiutarci a organizzarla, per ospitare le tante persone che sono arrivate qui da ogni parte d'Italia già ieri sera, che si tratteranno fino a domani, e quindi è stato il nostro punto di riferimento, quindi grazie. Grazie a voi. Ah, può essere che sta già sotto? Non parlate male di questo computer perché ce l'ho identico. Sta arrivando, sta con calma, arriva. Poi vi faccio vedere cosa succede a chi prende a Anche capocciate. io te lo ignori. Allora, innanzitutto, grazie di essere qui. Spero sia stato semplice raggiungere Terni e Palazzo Gazzoli, anche se è bello incastrato nel centro storico, nei vicoletti della città, lo so. E io ho fatto quella guida con le direttive, le frecce freccettine. Spero di essere. Poi ci ho rimesso mano più e più volte. Infatti, ho mandato il link e non il file perché tanto era in itinere. Spero abbiate gradito e sia stato utile. Io ho fatto del mio meglio, non solo in quella occasione, ma in generale per cercare di far venire un buon evento. Quindi benvenuti a Terni. Ho voluto fortemente fare la conferenza qui, vabbè, anzitutto perché ci tenevo, perché Terni bene o male è un po' al centro dell'Italia, sotto certi aspetti, quindi. Vabbè, a parte scherzo. Più o meno. Bergamo no. Bergamo no, sicuro, voglio dire, e manco Bologna, voglio dire. Più o meno, cioè, per facilitare quelle, coloro che vengono dal sud. Comunque, inoltre anche perché sì, quello di cui vado a parlare per l'appunto è la migrazione della biblioteca comunale di Terni ed è l'altro motivo per cui ho voluto fare a Terni, senza contare che bene o male nel progetto Libre Umbria c'è dentro anche Terni. E infatti, nell'ambito del progetto Libre Umbria abbiamo fatto la migrazione della BCT che per inciso è questa. Quella foto e cioè nel login che vedete ci sono un po' come si chiamano, i luoghi simbolo di Terni, la lancia di luce, la fontana di Piazza Tacito, questa è Palazzo Spada, la sede ex sede del comune, diciamo, questa è la cascata delle marmore stilizzata e questa è la biblioteca, che è quel palazzo che vedete in foto lì. Vabbè, mi conoscete, faccio parte del LUG di Terni, ci sono due membri, tra cui la presidente in sala, e sono molto contento che siano qui. E, diciamo, sono fondatore di Libre Italia, penso lo sappiate, e forse saprete che sono nel membership committee di The Document Foundation, questo grazie a voi che mi avete eletto lo scorso anno. E tra l'altro colgo l'occasione per ricordarvi che a breve ci saranno per coloro che sono membri le elezioni per quanto riguarda il nuovo board che dovremo sovrintendere noi come membership committee, quindi insomma ragazzi sotto abbiamo due, come avete già sentito, candidati italiani, votiamoci, Osvaldo Gervasi e Marina Latini, votiamoci, dai. Ok, come è iniziata la storia della BCT? Diciamo che il 24 gennaio 2014 sono stati festeggiati i 10 anni della BCT, della Biblioteca Comunale di Terni, che per inciso è un luogo molto particolare, nel senso che specialmente 10 anni fa, insomma ormai 11, era davvero innovativo, e Stefano lo sa bene, perché è stata una biblioteca un po' rivoluzionaria, degli spazi aperti, c'aveva la sezione giovani, CD, DVD, PlayStation, cioè all'epoca era una cosa bellissima. Tenete presente che noi quest'anno abbiamo organizzato cioè, non noi, insomma, la fondazione ha organizzato la conferenza mondiale di LibreOffice a Aarhus, in Danimarca, in una struttura molto simile, certo, aperta 6 mesi fa, quindi è chiaro che era n volte più, però devo dire che reggeva il passo, cioè, sono tornato, tra l'altro chiedendo, vedremo se sarà possibile, di fare una sorta di gemellaggio tra la biblioteca di Terni e quella di Aarhus, perché secondo me ci sono molte affinità e molti punti in comune. A questo convegno per i 10 anni sono stato invitato e ho portato un talk sul software libero in generale e quindi sul software libero che si vorrebbe adottare in una biblioteca, quindi quello per la catalogazione di tutti i materiali. Ed è stato un piacere vedere che in sala un'altra ospite si è alzata in piedi della biblioteca di oddio, mo ci arrivo in Toscana. Comunque, si alza in piedi e dice: noi usiamo quello. Tra l'altro, io non è che sia un esperto di software di catalogazione, software libero. Ho fatto le mie ricerche e ho detto: no, queste sono gli esiti delle mie ricerche, ma non è che li conosco. Però questi sono quelli che si usano di più in base a quello che. E quindi è uscita fuori questa cosa. Da lì è nato un po' un interesse. Facciamo, riunione, 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 riunione. C'è stata una delibera a maggio 2014, poi ci sono state le elezioni. E
E quindi è cambiata la giunta, e quindi tutto immobilizzato e bloccato, come sempre capita per il cambio delle teste, come si dice, no? Per cui da maggio 2014 si è saltati a aprile 2015, quasi un anno di stasi, di fermo. Poi c'è stata un'altra riunione, poi finalmente a maggio un incontro operativo, cioè con i personaggi del CED, specialmente i ragazzi più giovani, che sono molto volentieri, non che gli altri non lo siano, però questi sono veramente, sapete, essendo belli freschi, carucci, collaborativi, bello. È stato un bel collaborare. Da lì, ben presto, abbiamo fatto i corsi al CED l'Helpdesk a giugno, e a luglio abbiamo prima fatto un incontro propedeutico con gli operatori, spiegando cos'è software libero, eccetera, eccetera, e poi siamo partiti con i corsi veri e propri. C'è stato agosto di mezzo, ovviamente. A settembre sono tornato alla carica, tra virgolette, dandogli una mano con quelle che sono le conversioni dei modelli, che poi è un classico, no? È sempre una buona occasione anche per rifarli ex novo, più belli, eccetera, eccetera. Il progetto pilota in questo caso ha visto 43 utenti coinvolti. Ah, ho saltato di dire che vabbè, c'era anche il questionario. Vabbè, ovviamente prima di iniziare tutto questo c'è stato il questionario per sondare le competenze di questi 43 utenti. E quello che noi vorremmo e speriamo, e ho avuto dei segnali di conforto questa mattina dall'assessore, che era il nostro ospite. Vorremmo che questo fosse un progetto pilota per poi passare alla migrazione del resto del comune. Vedremo, staremo a vedere. Ah, un'altra cosa che non ho detto è che noi siamo a Terni per, appunto, perché per la migrazione dalla BCT saremmo dovuti essere in BCT, però per altri impegni sopraggiunti e quant'altro ci hanno messo di qua. Però vabbè, comunque spazio c'è. Appunto, questionario sulle competenze, queste sono state lo svolgimento, le fasi. L'incontro con gli utenti, il corso Helpdesk, il corso con gli utenti BCT veri e propri, che hanno proprio sedi diverse, perché il CED chiaramente sta in un altro palazzo e ci sono gli operatori del CED, invece la BCT, sono andato dentro la BCT e ho incontrato gli operatori. Per esigenze di servizio ho dovuto fare due classi, perché comunque la biblioteca era aperta e non si potevano lasciare, voglio dire, i servizi non presidiati. E quindi abbiamo dovuto dividere due gruppi e abbiamo fatto questa formazione. Tre lezioni da 3 ore una, non molte per la verità, cioè pochissime. Però purtroppo questo split, questa divisione in due classi è stata deleteria sotto questo aspetto, perché poi il monte ore comunque era quello. E per l'appunto l'assistenza alla condivisione. In futuro vorremmo organizzare un altro incontro, probabilmente anche con l'associazione, quindi al di fuori, diciamo, di quello che è stato il progetto finanziato, un altro incontro con gli operatori per chiarire lacune, dubbi, e naturalmente che saranno venuti fuori, perché il corso, ok, è stato fatto, però un conto poi è imparare lì, e poi un conto è metterci le mani tutti i giorni. E un altro incontro con la cittadinanza, perché una cosa che è uscita fuori, è emersa, è stata quella. La biblioteca, diciamo qui, in questo. No, questo è il retro, vabbè, comunque c'è una sala di navigazione internet aperta al pubblico. Le persone vengono lì e possono navigare, ma possono in realtà anche fare quello che vogliono con quei computer, tra cui anche molto spesso gli studenti fanno le ricerche, stampano le tesi e quant'altro. Ed è uscito fuori un po' di malumore tra gli utenti finali, cittadini, perché mentre gli operatori della biblioteca erano stati preparati, motivati anche a fare la migrazione, i cittadini l'hanno un po' subita, perché chiaramente da un giorno all'altro si sono trovati LibreOffice al posto dell'Office. E quindi vorremmo fare un incontro anche con loro per spiegare i motivi della scelta, quindi motivarli, far comprendere tutto quello che ci siamo detti questa mattina e che ben conoscete, insomma, i motivi per passare al software libero. Come usare LibreOffice e poi auspicabilmente cercare di renderli partecipi in una, diciamo, evangelizzazione sotto certi aspetti, insomma, far conoscere LibreOffice ai loro amici, ai loro parenti e quant'altro. Infine, c'è in programma anche la migrazione di questa sala di navigazione al pubblico a macchine GNU Linux, questo ad opera del Technigrulug. E devo ringraziare la persona di Federico Fossatelli, che è un dipendente del comune, che però è venuto a trovarci alle riunioni del LUG, ci ha fatto un po' di domandine e. Tomo tomo, cacchio cacchio, come si dice, tra, ha messo là una macchina Linux e ha detto: ragazzi, ci ho provato, l'ho buttata là, la stanno anche usando. E quindi, bene o male, stiamo partendo anche con questo. E questo è il futuro, diciamo, del progetto della BCT. Fatto. Grazie Gabriele, peraltro l'assessore prima mi ha invitato a un incontro allargato per cercare di capire come andare avanti con la migrazione anche all'interno del comune, visto che comunque la cosa è assolutamente di interesse.